hanno concluso in parità 0-0. I calci d'angolo sono stati 7 per parte, nel primo tempo 5 per la Sampdoria e 3 per il Napoli. Ha arbitrato il signor Francescon di fronte a circa 25.000 spettatori in una splendida giornata di sole. È stata una partita piuttosto strana nel suo andamento. C'è stato un buon inizio della Sampdoria, poi lentamente il Napoli nel primo tempo ha cominciato a comandare il gioco, a prendere in mano le redini dell'incontro, piano piano nel secondo tempo in maniera più dirompente, in maniera più incisiva nell'inizio del secondo tempo. Per i primi 10 minuti infatti il Napoli praticamente ha fatto quello che ha voluto, poi improvvisamente è scomparso ed è venuta fuori la Sampdoria che lentamente, mentre trascorrevano i minuti, riusciva a comandare il gioco ed a portare serie offensive sotto la porta difesa da Zoff. E proprio negli ultimi istanti della partita la Sampdoria ha avuto le sue migliori occasioni, ma gli avanti ancora una volta non sono riusciti a segnare, ed è questa la storia di sempre della Sampdoria. Basti pensare che quest'anno, da ben 414 minuti, la Sampdoria non riesce a segnare una rete, e questo spiega anche lo 0-0 di oggi. Ripetiamo il risultato finale: Sampdoria 0, Napoli 0. A voi.